spiega come inserire tutte le statistiche che vogliamo a schermo durante un gameplay. Ho deciso di fare questa guida, ragazzi, perché la domanda più frequente che vedo fare, soprattutto nei video di configurazioni, sia nei miei che in quelli dei miei colleghi, è proprio quando stiamo testando il gioco, che appaiono tutte le statistiche a video, è che programma utilizzate, come fate a impostarlo e così via. Ecco da cosa nasce questa guida. Avete visto che kill, eh? Avete visto? Semplicemente perché, ragazzi, non avete visto tutto il fight, sembrava più un incontro tra Bocelli e Richards. Ma tornando alle cose serie, ragazzi, prima di iniziare a farvi vedere come scaricare il programma e come settarlo, vi ricordo che lasciare un bel pollice a questo video, una condivisione, un commento e un'iscrizione al canale è un modo di supportare il canale in maniera totalmente gratuita ed ovviamente particolarmente apprezzato. Ma detto questo, non perdiamoci in chipset e iniziamo con il video. Del programma che utilizzeremo in questa guida, ragazzi, il programma in questione è MSI Afterburner. Una volta scaricato MSI Afterburner, ci farà scaricare anche Riva Tuner, che poi è realmente il programma che ci mostra le statistiche. Diciamo che MSI Afterburner ci serve semplicemente per impostare Riva Tuner. Sì, sembra complicato, ma adesso vi farò vedere che è una cosa veramente semplice. Per scaricarlo, ragazzi, una cosa semplicissima: basterà andare sul sito dell'MSI. È un programma totalmente gratuito, quindi accessibile a tutti, e quando una cosa è gratuita ci piace, lo sappiamo. Oltre a questo, l'unica accortezza che dobbiamo fare mentre lo stiamo installando è semplicemente di controllare che ci sia la spunta attiva proprio su Riva Tuner, per il semplice fatto che poi ci servirà senza doverlo riscaricare successivamente. Così praticamente con un'installazione abbiamo entrambi i programmi. Una volta installato, ragazzi, ci si presenterà davanti l'interfaccia di MSI Afterburner. È un programma totalmente personalizzabile, addirittura l'interfaccia si può cambiare. Ma come ho detto, io non voglio soffermarmi troppo, non voglio annoiarvi, non voglio che il video diventi troppo lungo, quindi questa è una cosa che vi lascio fare a voi, oppure chiedetemi direttamente nei commenti qualche piccola chicca, ve la scrivo. Per il semplice fatto che una volta io vi do le basi, spero che siate direttamente voi ad andare a cercare tutte le piccole chicche. Una volta cliccato sull'ingranaggio, ragazzi, l'unica sezione che ci interesserà in questa guida è semplicemente la sezione grafici. Una volta che andremo a cliccare su grafici, ci apparirà tutta la lista delle statistiche che ci interessano. Da lì potremo selezionare quali impostare a schermo e quali no. Ovviamente l'unica accortezza, ragazzi, una volta trovata la statistica ci interessa, è controllare che alla sua sinistra ci sia la spunta, perché se non c'è la spunta non ci fa proprio interagire con quella statistica. Fatto questo, ci basterà impostare, come state vedendo, mostra a schermo. Se avremo fatto tutto correttamente, apparirà alla destra della statistica la dicitura OSD, che sta per On Screen Display. Scusate il mio inglese maccheronico, la mia pronuncia, perché poi è questo. Comunque, fatto questo, quella statistica sarà visualizzata. Noi potremo personalizzare questa cosa, scegliere quali statistiche fare e anche dividerle in gruppi. Io in questa guida vi dirò quali sono le statistiche personali che utilizzo, perché non c'è una legge scritta. Praticamente, in base a quello che vogliamo vedere e al perché, quando fai una configurazione tu magari vuoi vedere determinate cose, hai appena fatto della manutenzione sul PC, quindi ti interessano solo le temperature, quindi non c'è una legge scritta. Io vi do il mio consiglio e quello che utilizzo io quando magari faccio dei video su delle config. Ovviamente partiamo dalla temperatura della GPU e l'utilizzo della GPU, anche perché monitorare la nostra scheda video se sta lavorando alla perfezione e alle temperature giuste è una cosa fondamentale, soprattutto quando si va a testare una configurazione. Per poi passare al processore, ragazzi, quando io vado a spuntare il processore ho questa cosa di spuntare ogni singolo core. Quando sto testando la configurazione è una cosa per me fondamentale, perché mi consente di controllare se il processore sta per assurdo facendo anche bottleneck sul single core. E per infine arrivare a velocità dei fotogrammi al periodo, ragazzi, qui c'è una chicca: molto spesso si può settare questi ultimi due in combo invece che come in testo. Grazie a questo noi avremo proprio un grafico dell'andamento che ci permetterà di vedere se non tanto se gli FPS vanno bene e basta, anche se c'è del minimo stuttering. Oltre a questo, ragazzi, a seconda di quello che ci serve potremo andare a impostare tutte le altre statistiche. Ovviamente siamo arrivati anche a Riva Tuner, ragazzi, che è rimasto in disparte in icona, e cosa che dovrà sempre fare è rimanere aperto in icona quando soprattutto stiamo giocando, perché questo ci consentirà poi di trasmettere proprio le statistiche che abbiamo scelto nella guida. Riva Tuner, ragazzi, per questa guida non ci serve nient'altro, servirà semplicemente a personalizzare ancora di più le nostre statistiche. L'unica cosa che ci può interessare
questa praticamente barretta, chiamiamola così, barra, in cui noi potremo decidere la grandezza delle nostre statistiche. Ma niente ragazzi, per questa guida termino qui, io spero di non avervi annoiato troppo, fatemi sapere su cosa vorreste vedere una guida successivamente, io vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanella, altrimenti il mio canale finisce nei meandri di YouTube e nello sgabuzzino di YouTube. Detto questo ragazzi, ci vediamo al prossimo video, bella!